SCP-021 è un parassita simbiotico del corpo umano. Il contenimento, pertanto, non è più difficile di contenere un umano adulto. La maggior parte delle celle sarà sufficiente. L'oggetto è attualmente ospitato nella cella di detenzione 217A sul soggetto D-139. Solo il personale di classe D è idoneo per ospitare SCP-021. Fino a quando un determinato soggetto sopravvive come ospite per SCP-021, è esente della normale eliminazione mensile del personale di classe D. SCP-021 ha la forma di un tatuaggio elaborato e di grandi dimensioni, raffigurante un drago in stile orientale che copre circa 0,8 metri quadrati di pelle. Questo tatuaggio è completamente animato entro i confini della pelle del suo ospite e si comporta come farebbe normalmente un animale, anche se solo in due dimensioni. Il movimento del tatuaggio provoca dolore al suo ospite, comparabile alla stessa natura del fare un tatuaggio o della rimozione di un tatuaggio su larga scala. SCP-021 sembra nutrirsi esclusivamente dei pigmenti presenti nella pelle dell'ospite. Questo può includere melanina, nel caso in cui il soggetto sembra essere affetto da vitiligine. Tuttavia, l'organismo mostra una netta preferenza per gli altri tatuaggi e cercherà e divorerà questi prima di passare ai pigmenti naturali. È da notare che il processo di alimentazione stesso, a parte per la sensazione del movimento, è indolore. L'inchiostro del tatuaggio svanisce semplicemente quando mangiato. L'organismo è in grado di eliminare più di 0,6 metri quadrati di pelle all'ora. Si può dar da mangiare a SCP-021 tatuando frutta o piccoli animali sull'ospite. SCP-021 può essere trasferito tra gli ospiti in diverse forme di contatto fisico, con diversi tassi di successo. In caso di avvenuto trasferimento, l'organismo semplicemente nuota da una persona all'altra. Il rapporto sessuale sembra essere il metodo di trasferimento più affidabile, con un tasso di 93% di trasmissione. Tuttavia, a causa del forte dolore coinvolto, questo non è esattamente l'ideale. Il contatto tra due ferite aperte è in genere preferibile. Il trasferimento è più complicato nei soggetti deceduti, anche se, ragionevolmente, l'organismo non risente degli effetti negativi della morte del suo ospite e continua a consumare i pigmenti. La trasmissione tra le specie non è nota. Prove precedenti suggeriscono che sia impossibile o estremamente rara. SCP-021 conferisce dei benefici al suo ospite. Il tatuaggio si è dimostrato capace di accelerare il rilascio e il recupero di adrenalina. È capace di diminuire l'accumulo di acido lattico, che fornisce l'aumento di forza, fiducia e tolleranza al dolore in situazioni di stress e che riduce i soliti postumi di debolezza e affaticamento. Inoltre, il tatuaggio sembra avere qualche effetto benefico sul sistema immunitario dell'ospite. Profili di aggressione degli ospiti sono in genere superiori alla media, anche se resta da vedere se si tratta di un effetto diretto del tatuaggio o semplicemente una reazione al dolore costante. Il rapporto simbiotico è di solito limitato dalla durata di tempo in cui l'ospite riesce a tollerare tale dolore nella vita quotidiana. Questo ha portato al suicidio per un certo numero di soggetti. In rari casi, gli ospiti sono stati anche vittime di infezioni fatali alla pelle. Le origini e la natura di SCP-021 sono un mistero. Tracciare la sua trasmissione da ospite ad ospite è difficile da attuare entro i confini della segretezza e l'organismo potrebbe essere vecchio di centinaia di anni, se non di più. Tuttavia, la cattività di SCP-021 è tra le più lunghe della storia della Fondazione, con quasi anni, ed è stato molto educativo finora. La ricerca attuale si concentra principalmente sull'osservazione della vita in due dimensioni.